Parliamo di libri letti, questi sono quelli che ho letto io il mese scorso, aiutata dal fratello che, come sa chi mi segue sui social, mi dà una mano con le letture. Quindi cominciamo. Io sono Sara, creatrice di The Book Splendor, dove parliamo di libri. Ho pensato di fare un'organizzazione di casa editrice in casa editrice, nel senso che ho raggruppato i libri che ho ricevuto da parte di una casa editrice tutti quanti insieme, però vado in ordine casuale. Il primo libro che mi capita sotto mano è Indomabile. Indomabile è un romanzo, non lo definirei propriamente storico, ma non lo definisce nemmeno l'autrice storico, perché in realtà è un romanzo che ritaglia semplicemente una finestra molto limitata nella vita di Giovanna la Pazza. Nel caso specifico si comincia con gli anni del matrimonio con Filippo il Bello, all'anno in cui Filippo il Bello purtroppo morì. Per tutti quanti i dettagli sulla storia ti lascio comunque sia i link di questo libro all'interno della descrizione, ma in ogni caso la recensione la trovi anche sul blog. Quindi, venendo al mio parere, per una serie di motivi non mi ha particolarmente colpito. Il problema mio con questo libro è stato più che altro che ho avuto l'impressione di restare sempre un po' in superficie, come se l'autrice avesse in un certo qual modo paura di andare troppo a fondo nella questione, sia nei personaggi che nella storia stessa. Andando avanti, un altro libro che l'ho letto lo scorso mese è Tutto ciò che è sulla terra morirà, l'ultimo romanzo uscito di Bussy, famoso anche per Ninfe Nere. In realtà Tutto ciò che è sulla terra morirà era già uscito qualche tempo fa sotto però un altro nome, ovvero L'ultimo unicorno, e sotto anche pseudonimo. Il nome non era quello di Bussy, ma era quello di Tom Rowland. In ogni caso, a prescindere dal titolo, il romanzo tratta di una serie di eventi molto particolari e segue una serie di personaggi. In primo luogo avremo a che fare con il mito biblico dell'arca di Noè, diluvio universale, coppie di animali, eccetera eccetera. Tra l'altro esiste anche un parco giochi a tema ad Hong Kong che viene citato all'interno di questo libro. Dal mito biblico l'autore collega tutto quanto una serie di altri eventi, per esempio l'anomalia sul monte Ararat, che effettivamente esiste, vi lascio magari il link da qualche parte sulla pagina di Wikipedia, e collega tutto quanto una serie di personaggi, complotti internazionali, associazioni religiose anche, per un page turner che a me è piaciuto molto. Insomma, si tratta di un thriller molto avvincente. A me piacciono molto poi questi intrecci dove la finzione si lega comunque sia a degli elementi reali. Certo, ammetto che non è un romanzo perfetto. La storia comunque sia è dinamica e coinvolgente e si legge molto rapidamente, anche se insomma sono tantissime pagine. Proseguendo con i libri letti, a questo giro non parlo di un romanzo ma di un resoconto di viaggio, di una sorta di diario di viaggio. Si tratta dell'ultima spedizione di Scott. Riguardo a questa spedizione avevo avuto modo di leggere un libro intitolato L'ultimo parallelo, magari in descrizione o qui da qualche parte vi lascio comunque sia i riferimenti, ed è stato il primo approccio che ho avuto con la spedizione al Polo Sud gestita da Scott. Non do altri dettagli nel caso in cui qualcuno non avesse sentito parlare di questo esploratore, ma sappiate che questo libro è proprio il diario che lui tenne in quei giorni. In realtà Scott e tutta quanta la sua squadra partirono per il Polo Sud un paio di anni prima e lì comunque si astanziarono. Quindi il viaggio in sé sono soltanto gli ultimi capitoli, che sono appunto quelli magari più tosti. Il grosso del libro porta quelle che sono le descrizioni delle attività quotidiane di Scott e della sua squadra. Considera comunque che in mezzo ai ghiacci non è che ci fossero tante alternative e comunque sia la spedizione di Scott era una spedizione scientifica. Io l'ho trovata molto interessante, ovviamente capisco che qualcuno potrebbe obiettare che comunque sia sotto certi aspetti è noiosa, ma ripeto, d'altronde quello sono andati a fare, però trovo che sia una testimonianza davvero molto importante. Avevo conosciuto Angela Carter qualche anno fa in occasione dell'uscita della prima raccolta di racconti. Questa è la seconda e infatti si intitola Nell'antro dell'alchimista volume 2. Nell'antro dell'alchimista volume 1, di cui magari ti lascio i dettagli sotto in descrizione, è ugualmente una raccolta di racconti e mi piacque molto la parte dedicata alla ricostruzione delle fiabe, delle favole. In particolare mi piacque molto La camera di sangue, che poi è una rivisitazione di Barba Blu, che era una delle storie che più mi piacevano da piccola.
Nell'antro dell'alchimista volume 2 non riprende, diciamo, questa parte favoleggiante, ma si tratta pur sempre di racconti suddivisi in più raccolte. Devo dire che la penna di Angela Carter è molto avvincente, molto coinvolgente, molto affascinante. Fatto sta che però non so se magari il problema può essere determinato dalla forma del racconto, che per forza di cose è comunque sia una forma breve e più veloce. C'è qualcosa che all'interno dei racconti, soprattutto nella parte finale, non mi ha completamente convinta e mi ha lasciato con una sgradevole sensazione di non essere riuscita a prendere completamente in pieno il messaggio di Angela Carter. Quindi è una scrittrice sicuramente da tenere d'occhio, sarei curiosa di leggere altro di lei, però appunto con riferimento a questi racconti ho queste perplessità. Veniamo a un libro che non ho letto io, ma ha letto mio fratello, quindi io mi limito semplicemente a fare da portavoce, e si tratta di Il Pascià. In questo caso si tratta comunque sia di una sorta di romanzo saggio, poiché l'autore ci parlerà di un personaggio molto particolare che è Romolo Gessi. Domenico Quirico segue la figura di questo personaggio leggendario, oggi effettivamente un po' sconosciuto, ma che all'epoca fu un esploratore eccezionale. Non soltanto partecipò infatti alla spedizione per la scoperta della foce del Nilo, ma divenne anche governatore e pascià. Il fratello afferma, e io riporto, che questa è una storia sicuramente interessante da leggere, che costringe anche a una serie di valutazioni e di riflessioni, perché ovviamente il personaggio di Gessi è comunque sia un personaggio con delle sfumature. Tornando ai libri che ho letto io, ci spostiamo in ambito poesia. Io non sono particolarmente ferrata, sto cominciando a conoscerla negli ultimi anni e in particolare sto affrontando Louise Gluck, che è appunto la vincitrice del premio Nobel per la letteratura. In questo caso parliamo di Ararat, lo stesso monte di cui abbiamo parlato pochi minuti prima in riferimento al romanzo di Debussy. In questo caso il riferimento è lo stesso, perché il monte Ararat è considerato il monte dove appunto si fermò l'arca di Noè al termine del diluvio. In questa raccolta di poesie, come in realtà nella maggior parte dei suoi componimenti, la Gluck ci parla qui di aspetti molto personali. Nel caso specifico ci parla della morte del padre e un senso di rabbia e anche abbandono che colpiscono in queste circostanze. Ci sono dei componimenti all'interno di questa raccolta che mi hanno effettivamente colpito molto, più che altro perché appunto lo stile della Gluck è uno stile molto personale e quotidiano, si concentra molto su aspetti della vita quotidiana, quindi è una poesia molto particolare. Se comunque sia ti interessa conoscere questa poetessa, forse più che orientarsi verso Ararat sarei più propensa a consigliarti raccolte come Averno o Iris Selvatico. Secondo romanzo della cosiddetta serie di Oxford, I delitti di Alice. In realtà ho cominciato a leggere questo romanzo senza purtroppo aver letto prima il primo capitolo della serie, ma non è stato un problema. Si avverte comunque sia che ci sono delle esperienze pregresse tra i vari personaggi, ma nulla di così drammatico da rendere incomprensibile la storia. Anzi, in realtà, approfittando degli sconti Feltrinelli che ci sono in questi giorni che sto registrando il video, ne ho approfittato per prendermi il primo capitolo della serie, che è appunto la serie di Oxford. Nei delitti di Alice, come suggerisce anche il titolo, rientra in un certo qual modo il Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Avremo a che fare con una confraternita dell'Università di Oxford che è proprio dedita allo studio di Carroll e dei suoi lavori e della sua vita personale. Il problema fondamentale arriverà proprio qui, perché dalla vita personale dell'autore cominceranno a uscire fuori una serie di questioni, tra l'altro ancora oggi molto dibattute, e poi dopo daranno il via a una serie di incidenti. In occasione di una ricorrenza che cade per l'appunto in aprile, ma che purtroppo non viene molto ricordata, ho letto Mia nonna d'Armenia, che è appunto un libriccino velocissimo da leggere, ci sono all'interno anche delle foto, quindi davvero si legge in maniera velocissima, e che riguarda appunto il genocidio degli armeni. Nel caso specifico questo libro si divide, diciamo, in due parti. Una parte nella quale vengono riportati i pezzi di diario della nonna dell'autrice e un'altra parte in cui l'autrice stessa, scrivendo e parlando come se fosse una bambina di 8 anni quando appunto la nonna le raccontava le storie, riporta appunto queste storie.
Devo dire che, sebbene non abbia apprezzato moltissimo questi inserti da parte dell'autrice, che non credo di aver capito completamente, credo comunque sia che la testimonianza della nonna e dei suoi diari in particolare siano fondamentali e importantissimi da leggere. Quindi il riferimento ai diari di questa donna, che comunque sia rappresenta purtroppo quello che è successo in quegli anni, credo sia importante avere a che fare con queste testimonianze. Un libro carinissimo che ho letto per l'appunto il mese scorso è Il Barbaro e fa parte di quei famosi silent book. I silent book, per chi non lo sapesse, sono dei libri senza parole che comunicano esclusivamente grazie a dei disegni. Disegni che possono essere interpretati dal bambino o da chi, diciamo, legge per lui. Nel caso specifico, Il Barbaro è una storia davvero brevissima, considerata appunto che poi si tratta solo di disegni, ma è estremamente carina ed è davvero un pensiero carinissimo da fare. Sempre parlando di libri per bambini, ma in questo caso alziamo un attimino l'asticella dell'età, Bethany e la Bestia è il primo libro di quella che spero diventerà una serie, perché nonostante io effettivamente sia abbastanza fuori target, ho davvero apprezzato le avventure di Bethany. Non dirò altro perché non voglio fare troppi spoiler, ma Bethany si ritroverà per una serie di motivi ad avere a che fare appunto con una bestia e un uomo molto molto anziano, anche se porta la sua età benissimo. È un libricino che mi è piaciuto davvero molto, adattissimo per essere letti da ragazzi di 10-11 anni, ma anche appunto da più grandicelli. Sempre per restare in tema libri per bambini, ma godibilissimi anche dagli adulti, c'è Volevo dipingere solo i girasoli. In questo caso parliamo di una storia ambientata nella Seconda Guerra Mondiale e parliamo di due storie, due amicizie. Da una parte infatti abbiamo Agostino e Stefano, che sono però figli di due ex amici che hanno preso strade completamente diverse. Infatti il padre di uno è sui monti a combattere la guerra contro i fascisti, l'altro invece indossa la camicia nera, quindi sostanzialmente fa parte dei fascisti. Tutto quanto in un certo qual modo precipita nel momento in cui i due ragazzi assistono a una strana scena alla ferrovia, poiché vedono comparire un treno che sembra apparentemente un treno merci, un treno bestiame, pieno però di persone. Queste persone cominceranno a lanciare dei bigliettini che loro decideranno alla fine di spedire alle persone indicate all'interno dei bigliettini. Da qui ovviamente comincerà tutta quanta la storia. È un libro, come dicevo, che credo sia molto carino da far leggere ai ragazzi, ma anche da leggere per noi adulti. Comunque sia, la storia e i messaggi che sono contenuti all'interno di questo libro sono molto importanti. Per chi segue o ha seguito la serie di Bones, non sarà niente di nuovo, ma per chi non la conoscesse, lei è Temperance Brennan ed è un'antropologa forense. Non un'antropologa forense, ma l'antropologa forense per eccellenza. In questo caso, nel prezzo del passato, dovrà fare i conti con una storia del suo passato che purtroppo riguarda un caso che lei non riuscì a chiudere. Nel caso specifico, questo libro è stato letto da mio fratello, quindi ugualmente io riporto. Si tratta di una storia molto piacevole da leggere, ovviamente a chi piace il genere comunque sia thriller, ma è una storia che riesce comunque sia a rendere affascinante tutto quanto, mescolando appunto anche elementi di antropologia forense. Altro libro per bambini che ho avuto modo di leggere il mese scorso è Murdo, il libro dei sogni impossibili. È un libro molto carino, qui si tratta comunque sia di un target molto inferiore rispetto ai libri di cui vi parlavo poco prima, sempre per bambini, ma è davvero carinissimo, perfetto per essere regalato a un bambino. Sempre della casa editrice Ippocampo, ma di un genere completamente diverso, ti mostro questo graphic novel che parla della storia di Anaïs Nin. I disegni di questa raccolta sono semplicemente eccezionali ed affascinanti e secondo me si legano benissimo con quella che è la storia di questa scrittrice. Non dico niente perché comunque sia non voglio fare spoiler, ma per quanto la storia di questa donna può essere condivisibile o meno, per esempio io personalmente ci sono determinate scelte che forse non avrei fatto se fossi stata nei suoi panni, però ecco, col senno di poi siamo tutti quanti bravi, ma si tratta comunque sia di una storia davvero ben descritta e molto interessante, quindi questa assolutamente promossa. Devo confessare di non aver letto tantissimi autori turchi, ne ho letti forse un paio, quindi quando mi è stato proposto di leggere questo libro ho accettato perché ero sinceramente molto curiosa.
Si tratta di Perché Istanbul ricordi. Si tratta di un noir nel quale avremo a che fare con una serie di omicidi legati appunto alla città di Istanbul. Il problema fondamentale di questo libro per me è che, pur essendo sotto certi punti di vista molto interessante, per esempio mi è piaciuto molto il fatto che si parli di storia, di architettura. Istanbul è una città che ha secoli di storia alle spalle, quindi è decisamente un'atmosfera affascinante, ma il problema per quello che mi riguarda è stato appunto il fatto che forse l'autore si dilunga un po' troppo per quelli che sono i miei gusti. Alla fin fine ci si ritrova in una storia che purtroppo gira per ben 7 volte sugli stessi punti, sugli stessi passaggi dell'indagine, sugli stessi 2 o 3 sospetti. La conclusione poi devo dire che sinceramente mi ha lasciata molto perplessa. È un libro comunque sia scritto molto bene, però il problema fondamentale è che secondo me sono troppe pagine, ci sono troppi dettagli e soprattutto ci sono troppe informazioni che vengono ripetute più volte e che quindi alla fine diventano ridondanti e sinceramente pesanti da leggere. Veniamo alle letture fatte da mio fratello per la casa editrice Fanucci. In questo caso abbiamo L'eco del tempo futuro, che è il secondo di una serie. Magari da qualche parte metto il link al primo capitolo di questa serie, ed è ovviamente consigliato. Essendo il secondo di una serie, le vicende riprendono direttamente il primo volume, quindi non sto a dirti la storia perché appunto rischierei di fare spoiler se non hai letto il primo. La Licanius Trilogy comunque sia è una trilogia molto interessante che il fratello approva. Sempre di Fanucci, il primo di una trilogia che parla di Osric, Raven il vichingo. La particolarità del protagonista di questo romanzo è il fatto che ha un occhio rosso. Di conseguenza, per i cristiani questo è simbolo del diavolo, per i vichinghi invece questo è simbolo della benevolenza di Odino. Da qui ovviamente comincerà la sua storia. Il libro è anche questo fratello approvato. Il vascello di Ishtar è un romanzo che appunto vede come centro principale dell'azione un vascello, che è in realtà il palco per lo scontro tra 2 divinità. Per sua sfortuna, John Kenton, non volendo, si ritrova coinvolto in questa battaglia. La trama, anche se non proprio una novità sotto certi aspetti, è molto interessante e la scrittura è molto scorrevole, facendo del vascello di Ishtar un romanzo comunque sia interessante e veloce da leggere. Il sacerdote di Ossa è il primo della trilogia del Trono di Rose. Thomas è un capobanda criminale che per una serie di motivi viene arruolato dalla regina, c'è una guerra in corso. A fine di questa guerra però quello che vorrebbe fare è quello di tornare, diciamo, alla vita di tutti i giorni, alla vita che aveva lasciato. E con un gruppo di altri veterani, con un gruppo di altri compagni, pensa di poter tornare a gestire le strade e comunque sia le zone che gestiva prima come se non la fosse. In realtà scoprirà che un'altra banda ha preso i suoi spazi. Da qui inizieranno una serie di complotti e intrighi vari che ovviamente porteranno allo svolgimento della trama. Questo primo romanzo è un primo inizio interessante per una saga che ovviamente avrà la possibilità di svilupparsi nei prossimi volumi. La fine è un po' frettolosa e sicuramente frutto del fatto che ci sono altri volumi che dovranno venire dopo di questo. Il sacerdote di Oz è quindi un libro molto carino, ma con qualche cura in più sarebbe stato davvero perfetto. Siamo arrivati in fondo a questo video, grazie per aver pazientato fino a qui, mi rendo conto effettivamente abbiamo letto un po' troppo, magari i prossimi mesi vedremo di contenerci. Se comunque sia il video ti è piaciuto ti chiedo di lasciarmi un like e di iscriverti al canale e fammi sapere nei commenti quelle che sono state le tue letture del mese scorso, cosa ti è piaciuto e cosa invece no.